Fra le altre cose, noi forniamo il servizio di anagrafe della bicicletta. Abbiamo istituito questo sito che si chiama Anagrafe della Bicicletta, che consiste in questo: noi punzoniamo un numero di telaio sulla bici e rilasciamo una card identificativa che lega il proprietario alla bicicletta. Niente di più semplice, questi dati vengono messi sul sito di internet cicloSpazio.it e su questa anagrafe chiunque può vedere la bicicletta registrata. In cosa consiste questo? Fondamentalmente, se viene rubata la bici, parte un'allerta su Facebook e su tutti i social network e sul sito, viene taggata e marcata come rubata la bici e qualora venisse ritrovata dal network o comunque dalle persone o dalle forze dell'ordine, si può ricondurre al legittimo proprietario. In questo servizio l'abbiamo fatto anche per il comune di Bari l'anno scorso ed è un servizio che aiuta a ritrovare le biciclette rubate. Il servizio che facciamo noi è alla fine dare il garage e lo zio nel garage alle persone che vengono al cicloSpazio. Io vengo qui e mi riparo la bicicletta, ma se non lo so fare lo faccio fare a qualcun altro, ok? Ma l'ideale è che io impari a farlo da qualcun altro. Principi attivi, chiaramente, ci ha dato il là. Abbiamo iniziato in un posto privato, pur di iniziare da qualche parte, però è ovvio che questo servizio renderebbe il massimo se fosse in un posto più grande, aperto a tutti, aperto a tutte le classi e le fasce di età, chiaramente, aperto a tutte le classi e le fasce della popolazione, quindi slegato dal lucro, slegato dalla contingenza. Sì, attrezzature, una ciclofficina è chiaramente utile, ma per assurdo non è dentro il parco che deve esserci la ciclofficina. La ciclofficina deve essere dentro il parco, ma deve essere anche nella città. Ci vogliono le pompe per strada, ci vogliono anche delle chiavi degli angoli officina all'interno della città. È naturale che all'interno di un parco uno vada con la bicicletta e quindi abbia comunque 5 minuti, 10 minuti in più da dedicare alla manutenzione, quindi un lavandino dove lavarsi le mani, degli strumenti semplici, poi insomma due brugole, due chiavi servono, non è che serve, non stiamo parlando di attrezzature ultra costose, non vogliamo la bilancia per vedere il peso della bicicletta, vogliamo una pompa per gonfiare le ruote quando stiamo andando a lavoro e abbiamo le ruote sgonfie. Chiaramente, io non parlo solo da ciclista, non parlo solo da presidente del cicloSpazio, io parlo anche da utente, da cittadino e da persona che ci vorrebbe andare in quel parco, quindi non vedo perché non dovrebbe essere il posto più bello di Bari, essendo il nuovo parco dovrebbe essere il parco più bello di Bari. Io punto sempre al massimo quando bisogna fare queste cose, ma penso che sia anche giusto farlo. Anche solo personale, anche solo per dire voglio guardare le piante perché mi piacciono le piante. Il discorso del ciclista è diverso perché chiaramente la città di Bari è piatta e abbiamo bisogno di strutture bike friendly. La maggior parte degli spostamenti che avvengono in città sono entro i 3 km, entro 2,5 km, 3 km, il che significa che primo se vai a piedi forse fai prima che andare in macchina. Se ci vai in bici sei sicuramente il più veloce della città. Però se vai in bici devi avere un mezzo efficiente perché nessuno si sogna di andare in giro con una macchina che non frena o con le ruote che ballano o con le ruote sgonfie, con i copertoni sgonfi. È chiaro che per farlo hai bisogno degli strumenti. Gli strumenti, se fossero disponibili, liberamente disponibili all'interno di un parco, potrebbero essere un bellissimo incentivo a utilizzare la bicicletta come mezzo principale per gli spostamenti. E quindi per poter definire una città veramente bike friendly, non solo un timbro su un volantino.